familiari siano state effettuate nei 3 anni e mezzo di vita della Jayden Holding. In questo modo il cerchio si sta chiudendo e vede sempre più coinvolto anche il presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini. Aveva detto. Stiamo a vedere. Ma c'era, c'era una notizia che mi incuriosiva di più di questa sulla pagina del giornale, se tu guardi, sotto il titolo dedicato a Fini, e che secondo me è un rischio di società offshore. No, no, quella della Merkel. La Merkel? No, non allora, che Merkel, la Merkel, quella Merkel che non c'entra con. Che vuole però andare a casa nostra. Sì, non so se avete sentito la notizia di ieri che la Merkel ha proposto al vertice europeo un super commissario che dovrà decidere se in che misura i bilanci dei singoli stati sono accettabili e rispedirli eventualmente al mittente. Questa è una prova provata di quello che ho detto prima e vado dicendo, cioè che noi andiamo in maniera sempre più veloce ed accelerata verso un super stato europeo, dove i piccoli residui di sovranità che ancora ci restavano a livello locale saranno completamente spazzati via e dove il Renzi di turno, piuttosto che il Vendola, piuttosto che il Di Pietro, che farà il Presidente del Consiglio, sarà semplicemente un notabile che prenderà un aereo, andrà a Francoforte o a Bruxelles e si farà scrivere sostanzialmente e dettare il programma e l'agenda, la famosa agenda di cui si parla oggi, delle cose che andranno fatte nei prossimi anni. Una delle follie idiote e stupide, no, che è stata messa in cantiere negli ultimi anni della nostra classe politica, che secondo me è la cosa peggiore che ha fatto, non sono le ruberie, perché le ruberie dei ladri di polli sono cose gravi, ma non sono le più gravi. La cosa più grave che ha fatto la nostra classe politica è che ci ha venduto, cioè ha venduto la possibilità che noi rimaniamo, come diceva il titolo del giornale, padroni a casa nostra. Basta che voi pensate a quello che è stato fatto nel momento in cui si è deciso che in nome del fiscal compact famoso, della riduzione del debito, eccetera, si dovrà nei prossimi anni, fino credo al 2020, ridurre il debito pubblico di botte del 5% all'anno. Questo significa che noi, altro che l'aumento del 21, al 22, al 23% dell'IVA, noi subiremo e continueremo a subire i diktat di poteri che con noi non hanno niente a che Certo, vedere. e Quindi infatti la il vero cancelliera. problema di cui ci devono parlare, Renzi mi deve parlare di cosa vuol fare lui per cambiare la struttura del superstato Certo, è europeo. uno europeista. Cioè, se tu se Lo pensi so. che Renzi venga a dirti che torneremo a battere la lira e a Infatti, vendersi secondo la me, lira, questo sbagli? purtroppo. Non te lo dirà Cioè, non mai, se no. No, No, ma te lo no, dice ma, perché è ma no, anacronistico. lo so. Stiamo dicendo delle robe che non possono più accadere. Cioè, Ma raccontiamo vedi, che cosa. dire anacronistico, Però come dire, mai dire non è che mai, fossimo, bravo, non è che fossimo in una mai situazione bellissima quando dire avevamo la nostra lira. anacronistico. Cioè, non è Scusa, che. con tutto rispetto per l'opinione di tutti, però dire anacronistico a qualcuno che sostiene che l'Europa, così come è concepita, va male, con No, tutte no, le, ma no, scusa, te è con tutte le anacronistico. prove, no, no, non sto parlando, non Cioè, stavo insomma, che personalizzando, con tutte le prove di cronaca e di storia che ci stanno dicendo ogni giorno e che ce lo ripetono perché ieri è morto uno in piazza in Grecia, che la struttura che hanno costruito è una struttura sostanzialmente e inevitabilmente e ineluttabilmente totalitaria. Cioè, che cosa c'è di anacronistico nel dire fermate il treno prima che cada nel burrone? Questo dico. Va bene, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? 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 Buongiorno, chi parla? Sono Bruno dalla Vispoli. Da? Dalla Vispoli, Bruno. Bruno, da Rispoli, provincia di? Dalla Vispoli, provincia di Roma. Dica. Senta, Roma. Capito? Io penso che sono due soli i problemi italiani, la giustizia e la Banca d'Italia. Adesso cercano tutti di deviare i discorsi su altri campi, ma nessuno è in grado di risolvere questi problemi. Grazie Bruno, grazie. Sul Libero c'è un'altra notizia shock, per modo di dire.